Ciao, quello che vedete è il percorso di Venere intorno alla Terra, quando osservata da una posizione geocentrica. Venere e la Terra formano un percorso spirografico che è la sacra geometria di una rosa a 5 petali. Prima viene creato un cuore e quindi una rosa a 5 petali. Questa sacra geometria, creata dal ciclo di Venere e dalla Terra, è l'origine di molti misteri esoterici e va a rappresentare quello che è il carattere più profondo del rapporto tra questi pianeti. Ogni petalo ha un tempo di formazione di 8 anni. In questa danza dei pianeti tra moto retrogrado e periodi sinodici che determinano orbite e distanze, questo percorso rappresenta Venere, guardiana celeste di amore e di bellezza. Tra 21 e 22 ottobre 2022, data che può essere tranquillamente trascritta come una serie di due, 21 ottobre è un 2-2-2-2-2, una serie di 5-2, è la data in cui Venere entrerà al 29° grado della bilancia nel suo moto retrogrado. È un evento estremamente importante da un punto di vista energetico e simbolico. La creazione del pentagramma della stella a 5 punte viene a completarsi. Questa creazione spirografica rappresenta anche le proporzioni numeriche della sequenza di Fibonacci, quelle della spirale. Viene a rappresentare la meravigliosa armonia che si struttura, per esempio, in un pianoforte nel rapporto tra le note bianche e quelle nere, un rapporto tra 8 note bianche e 5 note nere, che ci portano a una proporzione 1-6. La proporzione 1.618 è la sezione aurea. Esiste una relazione speciale tra la sezione aurea e i numeri di Fibonacci. Quando usiamo 0,142857, cioè la proporzione 1-7, otteniamo naturalmente 7 braccia e tendiamo a ottenere i numeri di Fibonacci quando utilizziamo il rapporto aureo. 8-5-13, naturalmente, numero di importanza magica e mistica. Teniamo d'occhio questa data perché il cambio energetico sarà consistente e Venere andrà a compiere il completamento di un percorso spirografico che forse potremmo osservare una volta nella vita. Il pentagramma, naturalmente, o pentacolo, e che ci riallaccia al segno dei denari nei tarocchi, da un punto di vista di geometria sacra, è legato alla coscienza cristica e a quelli che sono i rapporti tra magia bianca e magia nera, così come rappresentato nella simbologia del pianoforte. Venere ora è stella della sera e quindi andrà a illuminare di speranza la notte più buia.